Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo in piena sessione americana, quindi avremo anche modo di aprire qualche operazione insieme. Prima di cominciare vorrei chiedere a tutti che conoscenze avete del prodotto CFD, i contratti per differenza. Avete qualche, li usate già? Non li avete mai visti? In generale, c'è qualcuno che non li ha mai usati? Ah, no, è per capire un attimo anche, no, per cercare, visto che non siamo in tanti, per cercare di trovare, fare una discussione un po' più agevole con tutti, ecco, nel senso di interagire meglio con tutti voi. Il tema di oggi ovviamente è capire come utilizzare bene questo strumento che ovviamente ha una componente molto importante che è quella della possibilità di poter lavorare long e short, quindi sia al rialzo che al ribasso, utilizzando con commissioni relativamente contenute, e ovviamente c'è il componente leva su cui devo cominciare, perché poi qui ho una leva 1,30 credo, quindi in realtà stiamo parlando di un prodotto che deve essere usato con un criterio. Allora, qual è il vantaggio secondo me più importante di questo strumento? Il vantaggio secondo me deriva dal fatto che molti dicono che bisogna iniziare con i future perché sono un mercato regolamentato, perché il flusso di dati è migliore. In realtà è vero, ma in realtà non è, cioè, per il mondo del CFD non è più così, nel senso che i broker CFD hanno dei liquidità molto efficienti, ci sono le regole ESMA che sono entrati 6-7 anni fa, se ricordo bene, quindi tutti i broker che operano in Europa devono seguire delle regole molto strette, quindi depositi veloci, prelievi veloci, servizio clienti, massima trasparenza, e come sempre ovviamente dovete sempre cercare, ogni broker CFD è stilato sul sito della Consob. Quindi devono essere broker sempre autorizzati dall'autorità locale. Sembrano sciocchezze perché magari poi vi trovate davanti, come al solito, tutti quei disclaimer, tutte quelle cose, il 13 FD è pericoloso perché ce la levo, oppure noi siamo autorizzati, però la gente non li legge mai queste cose. Puntualmente mi ritrovo persone che operano con broker non regolamentati e poi dicono: no, vabbè, ma quello è così e quello è così, sì, ho capito, ma se tu operi con un broker che non è nella lista autorizzata della Consob, se ci sono problemi tu non sei tutelato. Quindi puntualmente succedono commissioni di fondi, prelievi che non arrivano mai, bonifici che si perdono nell'aria. Quindi prima regola, lavorate solo esclusivamente con broker che hanno l'autorizzazione italiana, ma soprattutto europea, che adesso è tutto collegato a Cipro. Da dove c'è forex.com. Adesso, dopo il Brexit, per chi non lo sapesse, le autorizzazioni europee si sono spostate tutte lì, visto che ormai l'Inghilterra può lavorare solo in un certo modo, non so se negli anni cambierà qualcosa, quindi anche se il broker è a Cipro, ricordate, Europa. Poi ci sono possibilità comunque di diverse regolamentazioni, però il mio consiglio e di seguire le regole europee. Non andate oltre perché comunque se tradate bene i soldi li fate lo stesso. Se non tradate bene non c'è bisogno di cercare cose strane, tipo leva 1 1000, 2000, 3000, 5 milioni che poi lì diventa pura scommessa. Quindi il problema principale è quello di ricordarvi sempre di capire chi è il broker. C'è tutto scritto, per legge c'è tutto, però è come il contratto di conto corrente. Qualcuno di voi quando va in banca legge il contratto di conto corrente? Nessuno. Forse uno su 100 li ho trovati. Allora, c'è una componente che tutti dimenticano. Voi quando depositate i soldi in banca, pensate che siete ancora i titolari di quei soldi o no? Questo c'è scritto nel diritto privato. Diventate creditori verso la banca. E come tale le persone dimenticano che se la banca fallisce voi siete creditori, perché quei soldi, in cambio di un servizio di custodia o di tasso di interesse, quello che sia, vengono trapassati alla banca. Ma in realtà voi diventate creditori. Quindi
Le persone questo non lo sanno perché dicono no, ma i soldi sono miei. No, tu hai dato quei soldi in cambio di una custodia, ma sei creditore. Come creditore, se fallisce la banca, c'è una scala, una scaletta, e noi ovviamente saremo gli ultimi. Quindi ricordatevi queste cose, nel senso, leggete tutto perché è tutto scritto bene, ci sono codici, autorizzazioni, sembrano banalità, però purtroppo come trader professionista certe cose ve li devo dire, perché purtroppo io vedo che la gente ci passa sopra, non ha molto senso secondo me. Quindi, secondo punto, come lavorare in una gestione di rischio. Proviamo ad esempio ad aprire, questo è un orario, diciamo, siamo a 2 ore dall'apertura, perché come vi ho detto prima alle 2:30, di solito a quest'ora ci possono essere delle accumulazioni. Possiamo provare ad aprire un trade sull'SP ad esempio. Tramite la piattaforma possiamo calcolare il rischio e il margine che viene richiesto. Questo è un punto molto importante. Ad esempio, se io entro a $1 appunto, il margine richiesto è 260, quindi ho ancora 13.000 e passa. In questo caso significa che la mia gestione è corretta. Se io ad esempio qui metto 20, utilizzerei praticamente circa la metà del mio margine disponibile. Secondo voi, se io apro un'operazione con questa quantità, sto facendo una buona gestione o no? Qual è la gestione che io dovrei mantenere avendo un conto di 13.000 e passa? Allora, io per esempio, la regola che io ricordo a tutti, quando facciamo intraday o scalping, se lavoriamo intraday in generale, non più del 2% per operazione e massimo, soprattutto se fate scalping come faccio io, dove non potete perdere più dell'1% del totale del conto a disposizione. Quindi in questo caso sarebbero 138 euro. Quindi in questo caso io non posso aprire questa quantità, lo posso anche fare ma non avrebbe senso per voi. Magari qui avrò un rischio molto più contenuto, quindi 10 punti perderei $100, ci può stare. Allora a questo punto posso metterne 5, e comunque l'SP è un po' più lento, piazzo il trade e adesso devo fare un'altra cosa, ovvero stabilire uno stop, quindi la massima perdita che voglio prendere è un profit. Io in questo caso qui posso farlo direttamente sulla operazione aperta, quindi magari dico quanto voglio perdere da questa operazione, $50, qual è? Voglio fare un'operazione 1-1. In questo caso sul grafico potete vedere quello che ho fatto, ho stabilito la mia perdita, ho fatto, si chiama ratio, quindi rischio rendimento 1-1, quindi perdo $50, guadagno $50, me ne restano ancora 80, che cosa posso fare? Andiamo a prendere un altro indice, qual è il vostro preferito, il Nasdaq o il Dow? Per chi fa gli indici? Nasdaq, vabbè. Oh, ma nessuno si fa il DAO, è incredibile, solo io. Sai che io sono forse uno dei pochi trader al mondo che odia il Nasdaq? Sai perché non mi piace? C'è un motivo molto semplice. No, ci sono troppe macchine algoritmiche, c'è troppa liquidità, ci sono tutti i retail e quindi le attività sono più frenetiche. Quando ci sono quei movimenti verticali è uno spettacolo, ma quando va in laterale è un massacro. Capito? Ma non tutti agiscono allo stesso modo. Io sul Dow riesco a, è un indice molto più, è la composizione, per farti capire. Apro un attimo il trade qui, così ci vediamo. Abbiamo una mezz'ora, un quarto d'ora, 20 minuti, non lo so, vediamo anche se riusciamo a guadagnare qualcosina, se non fa niente. Il caffè ve lo pago lo stesso. Dove ho calcolato il prezzo invece del Nasdaq che sulla capitalizzazione Sì, no, ti dico, il problema che voglio farvi capire è che sì, il mercato è cambiato in termini di, aspetta che aggiusto un po' lo stop e poi aggiusto anche il profit, lo metto leggermente più su. Non so se riusciamo ad avere un uptrend, ma in teoria dovremo avere almeno un rimbalzo, ci dovrebbe essere. Quello che voglio far capire è, questo è un problema che mi hanno posto tutti e ve lo dico perché è una cosa che credo sia iniziata un annetto fa
Chi trada intraday avrà visto tantissime volte che ci sono giornate in cui il Dow Jones fa dei rialzi verticali e il Nasdaq crolla, o ci sono giorni in cui il Dow crolla senza nessun motivo mentre l'S&P e il Nasdaq volano. Questo non è una manipolazione, ma è dovuto a quello che si chiama rotazione settoriale. Cosa significa? Partiamo dal presupposto che negli Stati Uniti i retail quello che fanno è comprare le loro azioni, quindi Apple, Microsoft, Nvidia. L'americano ogni volta che ha magari $1,000 prende e compra l'azione. Non è come noi, che magari noi per esempio l'investitore medio che fa? Compra un BTP, un bot, no? Compriamo un bond e dice vabbè, mi dà un 2%, un 3%, mi accontento. L'americano ovviamente, la cultura anglosassone è quella di avere una forte gestione, cioè forte aggressività, sono molto più orientati all'azionario, perché ovviamente il loro mercato c'ha le aziende più grosse del mondo, quindi è normale che anche noi nei nostri portafogli, chi è che non ha un Microsoft, un Apple, un Google, un Amazon? Cioè, calcoliamo che io Nvidia lo comprai a $250, cioè questo con un'azione italiana è qualcosa di impensabile, perché ci sono due elementi fondamentali, la cultura e la liquidità. Il mercato americano attualmente ha il 30% di retail, quindi significa che la loro presenza è veramente grossa. Quindi che cosa succede? Cosa comprano gli americani? Tu vai sulla moda del momento, la moda è l'intelligenza artificiale. Moda non è, perché comunque rispetto alle altre bolle di cui si è parlato, sì, ci sono tante cose non chiare da un punto di vista della profittabilità, ma il problema è che questo è un mercato che è appena iniziato, quindi le aziende stanno sfornando prodotti a manette. Nel senso, non so se avete letto, come si chiama la società di Elon Musk, Neuronics, una persona riusciva a trasmettere il suo pensiero sul PC. Neuronics. Questo io l'avevo detto, già in Giappone avevano fatto questi esperimenti, una persona pensava un'immagine e veniva riprodotta tale e quale su un computer. Quindi potete immaginare la portata dei cambiamenti che arriveranno nel nostro mondo. E tenete presente pure il fatto che ci sono, le aziende grosse hanno questo problema, ecco perché i multipli continuano a salire. I compratori di Microsoft vogliono che l'azienda sforni prodotti ogni 3 mesi, 6 mesi, quindi noi quello che andiamo a comprare è qualcosa che tendenzialmente ha un ritorno praticamente infinito. Chiaramente però non è tutto così, perché i competitor aumentano, e c'è anche il problema del fatto che i magnifici 7 non sono più 7, probabilmente l'unico magnifico secondo me è uno solo, Microsoft. Il resto sì, ma fino a un certo punto. Tesla soffre dei problemi grossi legati a una politica scellerata di taglio dei costi per prendersi il mercato mondiale delle auto elettriche, ma avete visto che Apple ha rinunciato al progetto e Hertz, il CEO, è stato licenziato perché ha comprato 100.000 Tesla che nessuno affitta. E come sapevamo, il mercato delle auto elettriche non è qualcosa che può essere spostato così presto. Poi abbiamo, non so, Apple ha un problema legato al mercato cinese, perché poi non si è rinnovato più dopo Steve Jobs, fa più o meno sempre la stessa cosa. E quindi il problema delle grandi aziende è che devono sfornare prodotti a manetta. Allora questa è la condizione per cui i loro prezzi continueranno a salire. Ma questo non significa che se scenderanno di un 20% non sarà un'opportunità. Allora, se io tutti i soldi li sposto su questo settore, e ce ne entreranno ancora tanti, e queste società sono per la maggior parte quotate nel Nasdaq, il Nasdaq è quell'indice che tendenzialmente farà meglio degli altri. Ovviamente trascinerà anche l'S&P, perché ha anche componenti tecnologici. Il Dow principalmente ha finanziari e industriali, ma comunque si comporta bene perché il mercato va a rotazione. Allora, se io, prendete tanti barili, se io ho riempito il primo barile, quindi di intelligenza artificiale, che cosa devo fare? Devo spostarmi dove
trovo qualcosa che ancora si può riempire, quindi sono passati sui material, gli energy, e adesso probabilmente passeranno, perché ormai si sono fatti tutto il giro, sulle small cap. Lo dicevo prima con Lorenzo, c'è una possibilità di un rialzo almeno di un 40% delle small cap, perché di solito le small cap sono quelle che si comprano alla fine, quando ormai tutto il resto è già stato comprato. Quindi tendenzialmente a livello intraday cosa succede quando lavorate sui CFD? Chi tendenzialmente può fare meglio è proprio quando il Nasdaq comincia a essere comprato, perché c'è una trimestrale, non so se qualcuno ricorda cosa è successo, aspettate, lo andiamo pure a vedere, il 21 febbraio era, quando uscì la trimestrale di Nvidia, c'è delle robe, cioè io ormai non mi meraviglio più di niente, ma dovete capire che in un mercato overnight fare un movimento di questo tipo, eccolo qua, cioè questo movimento partì dopo la chiusura, ovviamente perché le trimestrali più grosse di norma vengono fatte per evitare, diciamo, vabbè, tra virgolette evitare, vabbè, per non far avere una partecipazione nel mercato tradizionale dopo le 10, quindi dopo la chiusura. Guardate che cosa fece il Nasdaq nel giro di meno di 24 ore, cioè 600 punti, cioè un rialzo pazzesco. Quindi capite che potenzialmente qual è la grandezza di un CFD? Il CFD ti permette di poter approfittare di questi movimenti. Il problema è che lo dovete usare con un criterio, non dovete fare 200 operazioni in una giornata, bastano due. Del tipo, facciamo un esempio, quello che ha aperto, vediamo un attimo il Nasdaq su quello che ha aperto adesso, no? Tendenzialmente stiamo cercando un rimbalzino, no? Se lui adesso mi raggiunge il profit, io guadagno, non so se ci riusciamo nei tempi che abbiamo, ma sarebbe magari guadagno $20, immaginate, no? Voi ragionate sempre come la favola di Pollicino, le mollichine. Se voi siete in grado di guadagnare 20 euro al giorno, 20, 25 euro al giorno, e lo fate il 70% del mese, lavorando un'ora al giorno, secondo voi siete profittevoli o no? Qual è il problema del CFD, la distorsione che si ha? Perché io, avendo una leva alta, voglio fare i miei 1000 euro, devono diventare 10.000 euro in un mese. Ho capito, ma ci sono dei momenti in cui sarebbe anche possibile riuscire a fare una cosa del genere. Però c'è un problema sul fatto che movimenti del genere li potete fare solo sul mercato cripto, però i rischi lì ovviamente sono diversi. Per cui l'idea è quella che dovete usare questo strumento in questo modo. Prima per imparare che cos'è il mercato. Ogni strumento lo prendete e cominciate a fare le vostre analisi, come vi ho fatto io. Perché il Nasdaq si muove in questo modo? Quali sono i motivi? Perché l'euro-dollaro, che si muove, diciamo, in un range più stretto di una sterlina contro lo yen. Se io so che l'euro-dollaro ha una liquidità giornaliera di scambi di 3 trilioni di dollari al giorno, il fatto che la maggior parte dei giorni viaggia in un range di 20-30 dollari mi fa capire che quello strumento lo posso usare per fare anche intraday. Avrò più possibilità, però i miei margini sono più piccoli. Se io prendo un cross dove incrocio la sterlina con lo yen, che sono delle cose tra le più volatili che ci sono, però potenzialmente gli stop sono molto più grossi. Quindi dipende sempre esclusivamente da quello che volete tradare. Quindi, in maniera molto semplice, il CFD vi dà delle opportunità enormi, semplicemente perché potete cominciare anche con capitali simbolici. Il fatto di cominciare con capitali simbolici è un elemento importante, perché se io non ho un'esperienza molto limitata, o faccio trading da 2 anni ma non guadagno, se voi vi mettete magari sui futures, ci mettete un conto da 20, 30, 40 mila euro, voi quei soldi li perderete comunque. Non è che aumentando l'esposizione cambia il mercato. Quindi il problema di fondo è legato sempre a un elemento fondamentale, che è quello del rischio che state prendendo. Ma se non vi date tempo per capire quando la vostra sintonia con il mercato comincia a essere qualcosa
che diventa una costante, qualcosa di profittevole, non ha molto senso. Quindi quello che io personalmente voglio condividere con voi nel tempo che ho a disposizione, che purtroppo è quello che è quello di, se a voi piace l'euro-dollaro, vi piace l'oro, non c'è un trade che non ama il gold, no? Andiamo a prenderlo. Il gold, per esempio, è uno degli strumenti che vengono più richiesti a tutti i livelli. Si può lavorare intraday, ha una volatilità pazzesca perché ormai è partito ormai un trend di lungo termine al rialzo che credo che non si fermerà per i prossimi almeno 5-6 anni. Però ovviamente vedete ci sono movimenti molto particolari, ad esempio se voi avete un minimo di conoscenza di pattern con candele giapponesi, noterete che qui potenzialmente c'è quello che si chiama l'impiccato, è la possibilità di vedere un assorbimento che potrebbe portare a un'inversione di tendenza. Quindi magari io sul grafico daily vedo questa cosa, posso andare su un grafico time frame più basso, notando che comunque il prezzo tendenzialmente è in una situazione dove posso aprire uno short. Quindi magari vado qui, anche qui vado a vedere effettivamente qual è la portata che posso utilizzare con il conto attuale. Se metto 1 ad esempio, minimo 10, ti chiede anche un minimo, posso piazzare lo short con un capitale relativamente piccolo, un margine molto basso. E quindi ad esempio io qui, se vado a vedere, qui vado a settare i miei ingressi e posso stabilire le mie perdite massime. Magari faccio la stessa cosa di prima, poi li andiamo a modulare direttamente sul grafico. Quindi lo stop magari lo metto qui e il profit lo vado ad aggiungere direttamente sul minimo precedente, ad esempio, no? Quindi sulla carta ho un'operazione potenzialmente da, vediamo un po' come ho stabilito, abbiamo uno stop da circa 15 dollari e un profit potenziale che è più o meno lo stesso. Quindi magari ne aggiungo un po' di più, ma va bene lo stesso. L'idea qual è? Quando io mi ritrovo a fare un'operazione del genere potrebbero anche passare 2-3 giorni, quindi devo pagare una piccola commissione, lo swap, ma in questo caso i costi di mantenimento sono molto bassi, quindi alla fine, come vedete, l'idea è quella di lavorare su più strumenti ma con un rischio limitato, no? Anche se io adesso perdessi 100 dollari con il conto che ho a disposizione, il giorno lunedì li recupero tranquillamente, ma se io adesso cominciassi a perdere 1500 dollari in un minuto diventa un problema. Quindi la cosa importante da fare in questi casi è sempre la gestione del rischio, che è la cosa più importante. L'idea è sempre la stessa. E il CFD non è il male, perché io ne ho sentite di tutti i colori. Il male è chi lo utilizza male, perché se io mi metto a lavorare con questi strumenti con leve scriteriate e con capitali bassi, il risultato è quello di avere una perdita, ma una perdita che non riuscirete più a recuperare, perché purtroppo è la legge del mercato, nel senso le perdite, i guadagni devono essere continui, costanti, ma piccoli nel tempo, una curva che deve crescere così del rendimento, ma non può essere una cosa così. L'elettrocardiogramma lo facciamo all'ospedale, se lo fate qua è un bel problema. Quindi l'idea che io vi voglio ricordare è di utilizzare questo strumento con il miglior criterio possibile. Ci vuole tempo per guadagnare, vedete pochi soldi, è così. Se voi andate di fretta, andate a giocare ai cavalli, c'è la SNAI, e potete comprare una meme coin con 200 dollari sperando che vi faccia il 40.000%, però quello sono scommesse. Noi qui quello che dobbiamo imparare a fare è fare un po' di trading, che è un po' diciamo quello che io faccio giornalmente, nel bene e nel male. Ci sono giornate stupende, giornate che vanno male, giornate che sono però nel complesso mantengo la mia linea di lavoro sempre allo stesso modo, il rischio è sempre quello. Io non perdo più dell'1% giornaliero sui miei conti,
e devo fare un tot ogni mese, il minimo che stabilisco con un minimo di operatività, e poi ho i miei obiettivi annuali. Quindi quello che dovete fare voi è stabilire un piano operativo. Se io voglio fare il trader, comincio con il CFD, ci può anche stare. Domanda, se, qual è l'obiettivo che io mi devo porre? CFD, avendo il potere della leva, vi permettono di fare grandi numeri. Però se io ho un conto piccolo, la mia idea è quella di raddoppiarlo in un anno. Non è un'impresa impossibile. Quindi se voi prima riuscite, se io prendo un conto da $1,000, €1,000, quello che sia, in un anno lo potete raddoppiare. Facendo un lavoro certosino di rischio, ci riuscite. Però dice, vabbè, ma sono €1,000. Sì, però tu cominci a fare una cosa del genere e poi si vedrà. Poi quando, se io ti metto in mano €10,000 e tu mi perdi €2,000 in una settimana, tu non hai capito niente di quello che è il trading. Ti posso dare 100.000, 500.000, non cambia niente. La ricchezza si deve costruire un pezzo alla volta. Il CFD ha questo potere. Vi aiuterà a incrementare i vostri soldi tramite l'uso della leva, a patto che gestite bene il rischio. Io la regola più semplice che vorrei ricordare a tutti, soprattutto perché l'intraday è qualcosa che piace a tutti, è quella di non andare oltre l'1% giornaliero. Vi assicuro che vi salverà la pelle un sacco di volte, anche perché l'idea principale è quella di avere la benzina anche per il giorno dopo. Magari sono ripetitivo, però questa cosa non l'ascolta nessuno. Purtroppo è così. Se volete fare questo mestiere a lungo termine, dovete fare così. Vai. Si fa una richiesta, una domanda. Certo. Tu hai iniziato dai CFD? Volevo chiedere se sì. Tu hai iniziato dai CFD, insomma. Io ho iniziato prima con le azioni italiane, come tutti del resto, comprando Campari, Intesa San Paolo. Vabbè, diciamo che io sono stato molto fortunato, perché quando cominciai a comprare queste azioni era il marzo 2009, quindi ho preso proprio l'inizio del bull market decennale, quindi mi ritrovai in 6 mesi una fortuna. Poi ovviamente pensavo che era così facile e poi dopo ho perso tutto. Sì, poi ho iniziato con il CFD, perché visto che era un prodotto smart, ho cominciato con il DAX. Poi dopo 2 anni mi sono avvicinato ai future e ho iniziato, poi ho visto, diciamo, la potenza di quello che serviva a me, perché, diciamo, il percorso è arrivare lì. Quando già sono consistente, ho una consistenza nel tempo, comincio a lavorare con altri tipi di capitali, allora faccio lo step successivo, che è quella di andare a lavorare, diciamo, nella liga grande. Però chiaramente, ti ripeto, qual è il problema dei future? Ci sono varie opzioni, quelle che utilizzo io, ovviamente le migliori piattaforme non possono che essere americane, quindi devo lavorare in dollari, quindi ho il rischio cambio da gestire, perché poi quando poi devi trasferire quei soldi devi calcolare che se sbagli a fare i conteggi ti ritrovi una perdita enorme. Quindi devi lavorare per forza con capitali grossi, ci sono commissioni di entrata e di uscita che non sono piccole, però adesso ci sono anche i micro, però e torniamo sempre nello stesso punto. Il problema secondo me è che prima di andare a prendere quella roba bisogna farsi un po' le ossa con il CFD. Se noi siamo capaci di cominciare con questo strumento e lavorare bene, potete passare a fare qualunque cosa. Come ho detto prima, ci sono prodotti con cui i CFD vanno benissimo. Se fate opzioni ci sono delle piattaforme specifiche, se fate i future potete lavorare con alcune tipologie. In realtà il problema è la gestione del rischio. E comunque, partendo dal presupposto che non credo che noi qui, posso dire che tutta la platea ha tranquillamente €50,000 a disposizione da investire senza intaccare il suo stile di vita, da una parte dovete cominciare. Quindi il CFD è lo strumento che ti permette di A, cominciare con capitali piccoli, B, cominciare a sentire cosa significa investire, D, C, non vado in mezzo alla strada. Sai, cominciamo con questi €1,000, ho perso, non è successo niente. È ovvio che se io però vado sul future e ci metto $1,000, cioè quello già sono persi a distanza, cioè a priori. Ci
perché poi ci sono tanti costi che la gente non conosce, bisogna pagare il flusso dati, ci sono i costi di prelievo che non sono piccoli, cioè sta roba là si deve toccare quando già cominci ad andare nello step successivo. Cioè io il percorso che ho fatto io lo consiglio, nel senso si parte col CFD e poi passiamo ai future se volete, perché io i conti CFD ce li ho comunque e ci faccio un sacco di operazioni forex e gli swap sono competitivi. Io mi ricordo quest'anno ho fatto una delle operazioni più belle che ho fatto sul forex, come dice qui abbiamo con noi il grande Tony, come dice lui, il trade di pancia, no? Il trade di pancia. Era a fine maggio quando fu riconfermato Erdogan come nuovo, il presidente della Turchia. La prima cosa, sapendo chi segue un po' la questione della lira turca, sa che lui ci ha portato l'inflazione a dei livelli, no? ultra debole. La prima cosa che faccio, compro immediatamente dollaro lira turca. Se qualcuno va a vedere quel grafico vedrà delle cose incredibili. In un mese, nonostante gli swap sono piuttosto cari, ho fatto il 33%. Vi assicuro che nel mercato forex sono cose veramente turche. Quello è stato uno dei trade più belli, un trade di pancia, perché sappiamo la politica di Erdogan, però per farvi capire, però per esempio col CFD nonostante, cioè l'ho potuto fare perché con il future non c'è. I future sono solamente con le principali valute, con il dollaro. Io con il forex posso fare i cross, ad esempio noto una differenza tra, cioè ad esempio la sterlina è molto forte in questo momento, esempio, questo è quello che molte persone hanno avuto problemi martedì, il dollaro yen, adesso vi faccio vedere una cosa, e quello che è successo ovviamente è da manuale, perché vi spiego. E molte persone illuse dal fatto che si sapeva che la banca centrale giapponese dopo 12 anni ha finalmente portato i tassi negativi in positivo, ma di poco, si sono illusi che lo yen sarebbe crollato. Ma il problema, vedi, molte volte anche ascoltare i webinar è importante, perché molte persone hanno capito che però che cosa è successo dopo. Lo yen non è mai crollato dopo la, anzi lo yen ha fatto, guardate quanto è salito da prima e dopo la conferenza, cioè un missile, continua a salire. Secondo voi perché lo yen si è deprezzato tanto? Perché la maggior parte delle persone non ha seguito la conferenza e non ha capito, perché molti si sono posizionati short qui, pensando che lo yen si apprezzasse, è successo l'esatto contrario, ma non perché c'è stata una manipolazione, semplicemente perché la gente non capisce qual è la problematica della banca centrale giapponese. In un minuto ve la spiego. Avendo svalutato lo yen per 12 anni per permettere, ci sono persone che si ricorderanno, no, che il Giappone è in deflazione dal 1992, no? Quindi l'economia stagnante dopo il grande boom degli anni 80, che cosa hanno fatto? Per rilanciare l'economia hanno svalutato lo yen. Svalutando lo yen cosa è successo? Posso esportare i miei prodotti a prezzi competitivi all'estero a cambio ovviamente di alzare i prezzi interni, quindi il Giappone ha iniziato a esportare in una maniera incredibile e l'economia è cresciuta tantissimo, no? Vedete il Nikkei dove è arrivato, nuovi massimi storici, quindi questo ha aiutato anche le azioni del listino giapponese a continuare a salire. Qual è però la condizione affinché questo possa continuare? Il dollaro yen non deve arrivare sotto la parità, sotto 100, perché se no lì è la fine del mondo. Quindi che cosa hanno fatto? La banca centrale giapponese ha cominciato a comprare i suoi bond, tutto quello che le riguardava, per fare in modo di mantenere lo yen basso. Non so se avete sentito il famoso carry trade, se vi suona. Praticamente l'investitore giapponese cosa fa? Visto che i bond locali non danno nulla, prima di tutto hanno investito trilioni di dollari in tutto il mondo, quindi hanno comprato i bond americani, i bond europei, i bond australiani, ma soprattutto fanno un giochino proprio perché la valuta è bassa, sfruttando le differenze soprattutto con le valute emergenti. Per esempio una che utilizzano molto è il peso messicano e ci lucrano su queste differenze di valore. Tutti contenti. Ora, c'è un problema a livello mondiale, non è solo il Giappone, è un alleato storico degli Stati Uniti. Quindi
Sapendo, sapete ovviamente il problema dei bond attuali, perché quei valori non possono essere garantiti a lungo termine. Uno Stato non può pagare più del 2%, perché sennò è fallimento. Questo lo insegno all'università, ma è così. Quindi già il 4 qualcosa non mi torna. Allora, i giapponesi hanno praticamente tutti i loro risparmi su questi bond. Se io aumento i tassi, seguitemi bene, il giapponese avrebbe poi convenienza a riportare i soldi a casa, quindi switcho direttamente sui bond locali. Ma qua stiamo parlando non di pochi soldini. Se tutti i giapponesi portassero i soldi a casa, sarebbe il crash del mercato dei bond. Perché? Perché passando da lì a lì, cioè il yield, quindi il valore, volerebbe alle stelle, e il valore dei bond crollerebbe, distruggendo il mercato mondiale. Ovviamente il Giappone non lo può fare, perché sennò gli Stati Uniti gli lanciano un missile il giorno dopo. Quindi, essendo alleati politici, che cosa ha fatto il Giappone martedì? Ha detto: io alzo i tassi, ma continuerò a comprare i miei bond, quindi continueranno a immettere liquidità. Ecco perché lo yen continua a svalutarsi. Chi si è messo short ha preso una mazzata epica. Per esempio, una delle cose che io consiglio sempre: prima delle banche centrali, non li comprate o li vendete le valute, anche perché gli effetti durano settimane. Questo qua ormai è destinato a salire tantissimo, avrete tutto il tempo per rientrare, no? Ma perché correre? Non ha molto senso, capite quello che vi voglio dire? Quindi ricordate la regola principale: se non capite il perché di un movimento, dovete studiare. Allora, le valute, banche centrali, tutto quello che fanno le banche centrali, commodity, l'oro, tutte le manovre, petrolio, cosa fa l'OPEC, cosa fanno gli Stati Uniti, indici, cosa fa la Fed, tutto. Poi ovviamente dovete mettere un ordine, ma... cioè, l'idea che io vi volevo portare è farvi capire, questo me l'hanno chiesto un sacco di persone che sono ancora short sul dollaro, e quindi hanno comprato i future dello yen. Ho detto: ma voi cioè tu hai sentito la conferenza, hai letto almeno su un blog che cosa ha detto il governatore Uroda? No. E allora ti ho detto: per me ti devi prendere lo stop. Perché uno che apre un'operazione senza aver seguito una conferenza così importante, perché stiamo parlando di un cambio storico dopo 12 anni, cioè, non so se mi spiego, cioè, tu là te la sei cercata, adesso ma io vorrei recuperare. Non si recupera un errore, si prende e si chiude l'operazione, si prende lo stop e si ricomincia. Questo è il concetto di come dovete impostare la vostra operatività. Credo che non so se ho ancora qualche minuto. C'era una domanda. Ah, sì, prego. Sì. Allora, Giacomo, volevo chiederti una cosa. Visto che tu operi in time frame comunque così bassi e fai scalping... Sì, di solito sì, ma faccio comunque operazioni anche... Io di solito il CFD lo uso anche per gli swing settimanali, quindi faccio anche operazioni di un mese, dipende da quello che vedo, ma... Volevo capire che se su questi time frame così bassi c'è un'analisi o c'è più... Certo. Di pancia? No. No, no. Il trade di pancia è quello della lira turca, ma semplicemente perché Erdogan, te lo dico in napoletano, è una carta conosciuta, nel senso, fa sempre la stessa cosa, non è ridicolo in quello che fa, ma non so quanti banchieri centrali ha sbattuto fuori. E no, sugli indici no, ma neanche sulle altre cose. La base è sempre l'analisi volumetrica. Traduzione: devo capire dove si sono posizionati, che liquidità entra, e chi compra e chi vende, chi sta vincendo la battaglia, ci sono tante cose dietro. Comunque è volumetrica, si parte sempre dai time frame più alti e poi si scende. Ovviamente non è assolutamente di pancia, perché lavorare su un grafico a un minuto significa che tu hai un'idea perfetta di quello che stai facendo. Non è, dici, vabbè, ho visto la candelina, compro. No, ti assicuro che c'è dietro un lavoro di, cioè è una routine che ho creato in anni di lavoro: analisi dei volumi, analisi macro, analisi della volatilità. Ci sono degli orari in cui tu puoi fare scalpi. Ad esempio, i migliori orari sono dalle 9 di mattina, quando apre il DAX, fino alle 10:30. Quindi, diciamo, fai passare i primi 15-20 minuti, perché ci sono movimenti molto violenti, ci sono gli ordini pendenti, le aste. Quindi tu quello lo salti, perché non hai un'idea chiara di dove vogliono spingere il prezzo. E poi ti fai quell'oretta, un'oretta e mezza è più che sufficiente. Per esempio, nei mercati americani i migliori orari sono la mezz'ora dopo l'apertura,
a orario normale, quindi diciamo dalle 4 alle 6 dove io faccio più operatività, perché c'è, diciamo, dovete ricordarvi sempre che il mercato notturno americano sarebbe quando noi, diciamo, intorno alle 3-4 del mattino vengono immessi una marea di ordini pendenti, soprattutto sono le macchinette che utilizzano le banche. Appena apre il mercato alle 3:30, voi, quei movimenti là che voi vedete, ma no, che cos'è sto? È perché si sono attivati. Quindi ci vuole almeno 20 minuti prima che il mercato ci dia un'idea chiara della direzione. Almeno 20 minuti, ma di solito possono passare anche un'ora, un'ora e mezza, quindi la fretta non c'è. Quindi se io, per esempio, prendiamo l'oro, non so, l'oro sta andando bene, abbiamo preso lo shortino, non so, vi faccio un esempio, l'oro ad esempio si muove molto bene a partire dalle 3. Quindi quando apre il mercato americano dei movimenti intraday veramente belli, noi abbiamo aperto uno short, vedete? L'idea è quella di arrivare qui. Ma se io non ho fatto gli studi previ, vedete, sempre sull'oro è molto più facile, noi abbiamo una serie di massimi decrescenti, quindi l'idea è quello di andare a prendere un movimento che ha un'alta probabilità a favore. Questi trade li potete fare sempre in due fasce orarie. La preapertura europea, quindi tra le 7 e le 9, è quell'orario in cui i trader forex lavorano tantissimo. Sarebbe l'apertura inglese, UK, e poi l'apertura europea. E poi dalle 3 alle 6 è un orario intensissimo, il petrolio, si muove tutto, con gli Stati Uniti si muove tutto. Io per esempio lo scalpi sugli indici lo faccio principalmente tra le 4 e le 18. Ovviamente molte volte mi diverto perché le aperture ne ho fatte talmente tante, alcune volte lavoro i primi 15 minuti oppure l'ultima mezz'ora prima della chiusura, però quella è una fase che richiede molta esperienza e molta conoscenza. Ti bastano quelle due ore? Hai fatto. Però ovviamente non è, cioè, non lanciamo il messaggio da spiaggia, eh? Fai 5 minuti e poi vai a fare il surf, evitiamo, ci vogliono anni e anni di lavoro. Devi entrare in sintonia con il mercato, c'è solo un modo per farlo. Quello che ho fatto io, il primo anno ti guardi gli schermi 10 ore al giorno, magari non tradi neanche, stai così. Questa è la migliore scuola che puoi fare. Ho conosciuto dei trader americani che addirittura uno mi ha detto che ha fatto 3 anni e mezzo solamente ad osservare il mercato e non ha aperto mai un trade. Questo adesso ha un patrimonio di 15 milioni di dollari fatti solamente sull'S&P. La pazienza, il tempo e il sacrificio sono la chiave del successo. Devo chiudere, grazie a tutti.